Allora ragazze, oggi facciamo un altro video per spiegare un altro prodotto di Alia, che è il Balance Compact. Allora, di Balance ce ne sono di due versioni, c'è il compatto e il medio che vado a recuperarvi così vi faccio vedere. Allora, questo l'ho preso piccolino per provare ed è il medio. Allora, ora che è estate, credo che non sia l'ideale questo perché, come vedete, un pochettino, insomma, cola adesso non è proprio l'ideale. Insomma, se vedete, fila parecchio. Quindi io questo l'ho preso e l'ho utilizzato in inverno e mi è piaciuto. Insomma, mi è piaciuto come prodotto perché comunque si lavora facilmente, non cola in inverno, regge benissimo, quindi grossi problemi non ci sono. Ma questo l'abbiamo accantonato ora perché c'è troppo caldo e non possiamo usare quello, altrimenti i nostri lavori vanno a farsi benedire. E quindi ho ripreso in mano il Balance Compact. Allora, ora la sua densità è questa. Quindi non cola particolarmente, però allora in inverno questo non si può usare, nel senso non che non si può usare, io l'ho usato, ma è veramente duro, faccio fatica, nel senso che ci metto parecchio tempo a farmi un'unghia. Quindi non è l'ideale perché io compro tutti questi prodottini e poi li testo e vi faccio poi le recensioni, ormai lo sapete. Allora, questa è la densità che ha il compact adesso, quindi lo si riesce a lavorare abbastanza bene, però un consiglio: dovete stare almeno un paio di millimetri dai bordi, perché questo in lampada, sebbene sia scritto compact, insomma, mi è successo che poi è colato. Quindi vi consiglio di stare un pochino perché il caldo, insomma, fa questi scherzi, non se ne viene fuori. Allora, questo qui dovete stare un pochino più su rispetto alla struttura, non finitela completamente da tutti i bordi, però insomma, io ci ho fatto queste di unghie con il compact, però l'ho fatto in due pezzi, cioè non ho fatto tutto insieme. Ho fatto prima la parte della bombatura e poi ho fatto la zona del French. E in questo modo sono riuscita a lavorare tranquillamente. Ecco, su alcune unghie lunghe farlo tutto insieme e se completate tutta la struttura perfetta in lampada, se c'è qualcuno che ha già le mani calde, succede un patatrac. Quindi non è tra i miei preferiti questo gel. Lo sto usando adesso perché sto aspettando di riordinare lo Steel Shape, che secondo me è il numero uno. Ecco, ed è questo gel qua anche abbastanza comodo sulle unghie, non dà fastidio, abbastanza flessibile, quindi non ci sono grossi problemi. Sta resistendo bene, queste unghie hanno, fatemi pensare, le ho fatte la scorsa settimana, credo sì, un pochettino di crescita c'è, ma appena appena, quindi insomma hanno una lunghezza abbastanza importante e stanno resistendo benissimo senza grossi problemi, ok? Quindi quello che abbiamo qua sopra è il Super Shine, ma ve ne parlo in un altro momento. Quindi oggi abbiamo parlato del Compact, che è questo gel qui che chi volesse provarlo può prendere tranquillamente un campioncino e vedere se è il suo gel. Perché sapete che ognuna ha le sue inclinazioni, chi si trova meglio con uno, chi con un altro, chi lavora meglio con un gel più duro, chi con un gel autolivellante, chi meno. Quindi non vi resta che prendere dei piccoli campioncini come ho fatto io al tempo e li ho testati tutti, ma tuttora sto testando sempre e è anche divertente. Quindi vi saluto al prossimo video. Ciao!